Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, finita da poco la partita Pordenone-Pisa, finita 2-2. Bene, stasera andiamo a commentare, o meglio, faremo la disamina insieme a Matteo. Prima di iniziare mi raccomando una cosa ragazzi, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, vai Matteo, ti passo subito la parola. Grazie Sandro innanzitutto per avermi invitato a casa, mi ha fatto piacere passare con te queste due ore su per giù di partita, perché poi alla fine abbiamo sofferto insieme oggi. Mi ha fatto piacere passarle in compagnia, ma dispiacere un pochino a assistere fino in fondo, perché effettivamente speravo in un risultato un pochettino diverso. Alla fine siamo rimasti con l'amaro in bocca purtroppo. Un agrodolce, detto bene, bravo. Perché effettivamente siamo contenti un po' della salvezza acquisita, ormai lo possiamo dire tranquillamente, e un po' meno per rinunciare definitivamente ai playoff. Comunque, se vogliamo fare un riepilogo della partita, un riepilogo breve ragazzi della partita, siamo rimasti subito sorpresi, perché effettivamente non ci aspettavamo subito il gol di Marconi su sponda di Vito e quindi su assist di Vito al terzo minuto. Effettivamente è stato abbastanza inaspettato, Devo dire. Veramente, diciamo, una doccia fredda per il Pordenone, ma è stata una doccia fredda anche per noi, tra virgolette, esatto. Insomma, che eravamo qua e si guardava la partita, bello, insomma, una bella rete, bell'assist da parte di Vito, e quindi insomma siamo rimasti un po' insomma così. Vai, Matteo. Però siamo rimasti ancora più sorpresi al nono minuto, perché effettivamente quando su una sfortuna, si può dire, di Mazzitelli, che ha toccato con la mano il pallone in area di rigore, appunto, è stato decretato il rigore, il penalty per il Pordenone, e Ciurria ha spiazzato Gori. Quindi siamo rimasti un pochino spiazzato bene, palla da una parte e esatto, Gori dall'altra. Esatto. Va bene, capita. Non è che... chiaramente è stata una sfortuna. Ci sta, però insomma, vabbè, questo è quanto. Rigore, secondo me era insomma un po' dubbio, perché fondamentalmente Gucker era davanti a Mazzitelli e quindi era anche coperto. Certo non era volontario, non si può parlare di volontarietà, perché insomma era davanti a lui, era difficile che comunque avesse la traiettoria libera, era ostacolato anche la visuale. Comunque vabbè, quindi siamo passati in 9 minuti dallo 0-0 all'1-1. Poi subito dopo c'è stato un brutto fallo di Marin, che effettivamente è stato quasi ai limiti dell'espulsione, perché era più, secondo me, più arancione che giallo, però l'arbitro Di Martino ci ha graziato fortunatamente. Sì. Poi un tiro di Lisi al 24esimo, che però sparato fuori, e poi un'occasione del Pordenone, un'occasionissima del Pordenone, su un erroraccio di me, un erroraccio purtroppo, un errorino di Meroni su diciamo, dopo aver incespicato sul pallone in fase di impostazione, ha permesso poi a Ciurria di approfittarsi, di involarsi verso la rete difesa da San Stefano Gori, e fortunatamente il tiro però insomma l'ha sparato alto l'attaccante del Pordenone. E poi al 27esimo c'è stato un intervento di Gori, che effettivamente ancora una volta lo possiamo dire, per noi è provvidenziale, perché ci salva veramente in ogni situazione. E poi un errore, diciamo, su un'uscita da parte di Perisan ha permesso a Vito di appropriarsi del pallone al limite dell'area di rigore, effettuare un tiro che purtroppo su deviazione di un difensore, se non sbaglio, forse Barison, del Pordenone, è uscita di poco fuori sul palo esterno. E poi diciamo, e effettivamente c'è stato, finalmente si è parlato di un ritorno di Marconi a segnare una doppietta, perché secondo me su un aiutino da parte dell'arbitro Di Martino è stato generoso dopo tanti dispiaceri, ma alla fine è stato secondo me generoso sia per quanto riguarda
il fallo di mano, perché insomma fondamentalmente tanti arbitri hanno lasciato perdere anche su, vabbè, e infatti poi... inizialmente non voleva neanche fischiare, no. L'ha fischiato in un secondo momento, esatto. Se andiamo a vedere, ha fischiato in un secondo momento, e poi insomma anche il fatto di insomma del rigore, insomma anche la parte nostra, insomma la parte al Pisa, insomma è stato, diciamo così, sì, effettivamente un piccolo favore. Bene, io a questo punto, Matteo, perché tanto siamo al primo tempo, siamo al fine del primo tempo, io metterei la formazione che Mister D'Angelo ha messo dall'inizio gara. Eccoci qua con la formazione. Dunque, alla fine abbiamo avuto Vido, insomma, una bella partita da parte di Vido, secondo me. Bravo Marconi, abbiamo detto. Gucker, va bene, insomma, ma in definitiva si può dire che insomma i ragazzi tutto sommato sono scesi in campo con la voglia di fare bene, certo, sì. Anche dall'altra parte insomma fondamentalmente c'è stata, però i ragazzi nel primo tempo hanno dato il suo, indipendentemente che dopo il rigore c'è stato un calo da parte del Pisa, no Matteo? C'è stato un calo, vai. No, dopo, diciamo, una volta essendo rientrati nel secondo tempo, siete entrati nel secondo tempo, diciamo al 54esimo è arrivato l'episodio che forse ha cambiato un po' la partita, visto che c'è stata l'espulsione di Barison per doppia ammonizione su un tentativo da parte di Marin da ultimo uomo, praticamente un classico fallo un po' da ultimo uomo, sì, se vogliamo, sì, sì. Che appunto ha portato il Pordenone a giocare gli ultimi 45 minuti in 10. E effettivamente, come diceva Sandro, al 64esimo, visto che Ciurria Zammarini ha segnato un gol, purtroppo l'ex pisano Zammarini ha segnato un gol grazie all'assist di Ciurria. Purtroppo per un errore di Belli in fase di impostazione, ci è costato veramente caro, perché da quel momento in poi Pisa si è trovato costretto a affrontare un Pordenone arroccato in difesa, come se avesse proprio un castello difensivo, e il Pisa doveva trovare il verso di riuscire a scardinare quella difesa, sì, e trovare lo spazio giusto per entrare in area di rigore e segnare. Quindi diciamo gli ultimi 30 minuti sono stati segnati da questa necessità da parte di Pisa di portarsi in vantaggio per siglare poi il definitivo 3-2 e poter ancora contenere i playoff. Forse perché non è a seconda di tante combinazioni che poi sarebbero magari presentate. Sì, adesso diciamo così che insomma ora poi andremo a vedere, sì, certo, è finita, certo. Ma indipendentemente da quello io non so se sei d'accordo, poi sì, ci sono stati, diciamo così, le sostituzioni a parte di D'Angelo al 67esimo, e poi c'è stato ancora il Pordenone, diciamo così, ha messo dentro un altro difensore, giustamente, ma certo, e ha giocato con un 5-3-1. Ricordiamoci che il Pordenone era rimasto in 10, quindi 5-3-1 che fa 9, perché poi c'è il portiere. E quindi in sostanza ha cercato il Pordenone tutto e per tutto di riuscire a strappare un punto, e c'è riuscito. Perché? Perché noi diciamo al 54esimo rimaniamo in vantaggio numerico, o meglio andiamo in vantaggio numerico, ma il Pisa non è stato in condizioni di riuscire a sfruttarlo, anzi siamo andati poi sotto di una rete, o meglio abbiamo pareggiato, quindi abbiamo subito la rete al 64esimo. E questo io l'ho visto un po', secondo me si doveva forse, oppure c'è stato anche il discorso, io penso, Matteo, non lo so, ma io penso che alla fine i ragazzi si sono detto va bene, siamo in superiorità numerica, quindi forse è stato quello, forse l'errore che ha condizionato il risultato della partita. Ma senti, secondo me il Pisa, nonostante il Pordenone avesse trovato il pareggio
ha comunque provato, no, a attaccare e c'è per cercare di segnare. I ragazzi la buona volontà ce l'hanno messa e si è visto anche oggi come in altre partite. Bisogna anche dire che il Pordenone oggi aveva un super Ciurria che effettivamente ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto la retroguardia nell'azzurra, sì, perché sì, sì, anche Caracciolo purtroppo in qualche occasione abbiamo visto un pochino di difficoltà, ma non solo lui, ma anche per esempio Meroni abbiamo visto, sì, e diversi punti problemi ce l'ha portati a ridosso della nostra area di rigore. Infatti il gol e poi anche l'assist decisivo per Zammarini sono state sue invenzioni. E comunque dicevo, appunto, ritornando al discorso che si faceva, i ragazzi buona volontà ce l'hanno messa, hanno voluto provare a riportarsi in vantaggio. Purtroppo questa squadra spesso fa difficoltà a controllare il vantaggio, non è una novità, l'abbiamo visto in tante occasioni, in tante partite, mi ricordo quella con la Salernitana, penso emblematica, sia il caso più eclatante. E questo forse anche da un punto di vista psicologico, anche proprio a suffragare quello che dicevi te, è vero, cioè purtroppo da un punto di vista psicologico magari pecca sotto certi aspetti, però c'è anche da dire che appunto quel pertugio, quello spazio, no, un po' non l'abbiamo trovato, no. E purtroppo per l'ennesima volta concludiamo con mi verrebbe da dire mesto, però in realtà è stato comunque un buon pareggio. La partita sì, sicuramente un buon pareggio, allora per noi va bene, 40, ripeto, 44, 46 a Salvese, 45, 46, sì, infatti. Cioè noi siamo tranquilli sotto questo aspetto, tanto certo, non potevamo secondo me pretendere di più, anche perché se vi ricordate, io ve l'ho sempre detto, il crocevia noi l'abbiamo perso quando abbiamo perso con il Pescara. Quello purtroppo, va bene, pazienza, io l'ho sempre detto, insomma alla fine Matteo noi consolidiamo la categoria e quindi poi insomma si vedrà poi con il discorso stadio, innesti e quant'altro. Va bene, io prima di andare oltre e fare la disamina finale darei uno sguardo al tabellino che è stato insomma di questa partita. Quindi i tiri sono stati 6 per il Pordenone, 9 per noi, i tiri in porta 4 per il Pordenone, 5 per noi, l'assist 1-1. E poi te, se vuoi aggiungere qualcosa sul possesso palla, sì, eccetera. Effettivamente se andiamo a guardare il possesso palla, che è stato abbastanza, si vede, preponderante per il Pisa, fa capire quanto nell'ultimo momento della partita il Pisa abbia provato a vincerla. Purtroppo, sì, come dicevo, non è arrivato, perché poi alla fine il possesso palla non è tutto, perché poi bisogna anche arrivare in area di rigore e concludere in porta, sì, essendo anche cattivi e rabbiosi. Ci ha provato il Pisa, ci ha provato, l'abbiamo visto anche, però alla fine il guizzo vincente non è entrato. No, non è entrato. Comunque quello che ho detto, anche che stavo dicendo prima, non è che va a condannare la squadra, perché no, io ritengo che questa squadra possiamo esserne molto soddisfatti per l'impegno che ci ha messo, certo, il mister è lo stesso, alla fine abbiamo fatto un campionato degno che ci porta probabilmente, faccio gli tutti gli scongiuri del caso, a disputare per il terzo anno di fila dopo 30 anni un campionato di Serie B, sì, quindi insomma va bene, io ho detto prima, giusto tanto per puntualizzare un attimino, abbiamo fatto veramente tanto gioco di centrocampo, sì, e come sempre, perché insomma in definitiva al Pisa veramente come centrocampisti ci siamo, si arriva alla tre quarti, sì, e poi forse questa squadra manca un po' di fraseggio, Matteo, un po' di fraseggio in più non farebbe male, invece che a volte c'è tanti lanci, tanti cross, un po' di fraseggio più quando si arriva in fondo e forse un po' più di individualità quando si arriva in fondo non farebbe male, ma è un pensiero così. No, ma infatti guarda, Vido l'abbiamo visto oggi, Vido con la sua tecnica, con le sue individualità ha messo spesso in difficoltà la difesa del Pordenone, penso sia stato il migliore in campo. Detto che sì, Vido oggi mi è piaciuto. Se Ciurria è stato il migliore del Pordenone, penso Vido è stato il migliore ha fatto una grande partita, spero sia ritornato il Vido di qualche mese, settimana fa, e non delle ultime partite, anche se, vabbè, non che nelle ultime partite avesse troppo demeritato, però
Ecco, bene, bene che torni insomma il video sì. che conosciamo. Sì, oggi sì, proprio sì. è stato video. Oggi è stato video, sicuramente. Sì, sì. E poi niente, che dire più, ragazzi. E noi in ottica playoff finito, a meno che non succeda, ma non credo proprio. E noi va bene così, perché in, diciamo, in ottica salvezza, io direi che siamo a posto. No, Matteo, non credo che ci siano più. Io ero preoccupato, insomma, avete visto quando abbiamo giocato col Chievo, ho detto, ma insomma ci mancano pochi punti, siamo a posto, ragazzi, siamo a posto. Io penso che un altro paio di punti, voglio dire, si dovrebbero tranquillamente in quattro partite, insomma, ma insomma tranquillamente tranquilli, ora a meno che, ma insomma, poi abbiamo ancora, ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo, ricordiamo che abbiamo Frosinone, poi abbiamo Venezia, partita tosta, perché il Venezia è un po', diciamo così, è imprevedibile il Venezia. Va bene, poi avremo il Brescia, dopodiché l'Entella. Chiuderemo con l'Entella, quindi meno che non succeda, in 10 giorni ci che succeda chissà cosa, un Covid variante inglese, insomma, ora c'è questa moda, la variante inglese, no, la moda nel senso, non ho, hai capito Matteo, sennò poi io lo penso subito male, ma sto dicendo, per carità, insomma, la variante inglese è pericolosa, perché insomma si sa, quindi per carità di Dio, ora al di là delle battute, la salute è prima di tutto, certo, no Matteo? Certo, e poi certo. insomma con la speranza poi magari di ritornare anche allo stadio prima che sia possibile. Prima che sia possibile. Io, certo. Ma io penso che oramai non credo che riapriranno, no, più, no. Apriranno per gli europei. E poi insomma, voglio dire, siamo all'aperto, come si è sempre detto, un po' di distanziamento, va bene. E poi insomma un ingresso contingentato, insomma, poi alla fine, ragazzi, allo stadio ci dovremo tornare, certo. Si spera, insomma. Beh, voglio dire, perché se no si gioca, se va bene a porte chiuse, allora a questo punto si può andare anche in Serie A, tanto si gioca qua, che problema c'è, stadio o non stadio, c'è più problema neanche dello stadio, no? Si pone il problema, si pone più neanche questo il problema. Va bene ragazzi, battuta a parte, io ci siamo allungati insomma, anche perché insomma ho avuto la compagnia di Matteo, ma va bene, perché sta disamina a finire qua. Poi comunque in settimana, prima di giocare, sicuramente faremo una live con qualcuno, con qualche ospite, quindi rimanete sintonizzati sul canale. Ah, vi ricordo una cosa prima di chiudere. Vi ricordo questo, ragazzi, quando vi iscrivete azionate la campanellina, perché ieri sera abbiamo fatto la live, mi hanno chiamato, ma come c'era la live? No, la live c'è, è che ma io non mi è arrivata la notifica. Non ti arriva la notifica perché dovete andare sulla campanellina e attivare la notifica, ok? Detto questo, io ringrazio Matteo che è stato qua con me per questa disamina, e poi lo ringrazio perché siamo stati insieme qua, l'abbiamo detto i cotti di crudo, e non vi dico cosa abbiamo detto, ovvio, top secret, no? Qualche parolina a Mazzamarini glielo dico, tutto, quindi va bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!